Oggi presso il Palazzo dell'Istituzione Istruzione e Infanzia del Comune di Ravenna si è tenuta la mostra fotografica Scatti Ravennati, foto realizzate dai ragazzi dell'ETC Ginanni che hanno partecipato al corso di fotografia tenuto da Giampiero Corelli e Paolo Genovesi. Ciao ragazze, voi siete? Ilaria Galletti, Perla Baccarini, Noemi Bartolini. Avete scattato delle foto, sono esposte le vostre foto qui. Sì. Da dove avete preso l'ispirazione e cosa avete scattato? Io ero in un bar al Tribeca e mi ha dato dei consigli un professore, credo di aver fatto dei buoni scatti. Ai graffiti, sotto vicino alla stazione. Ai graffiti, sempre della stazione. Da dove hai preso l'ispirazione? Cosa hai fotografato? Ho fotografato delle cose nei bar, tipo i vecchi al bar che leggono il giornale, oppure i vecchi che sono nella piazza e poi basta. Ti piace fare le fotografie? Pensi che potrebbe essere anche un lavoro per un domani? Sì, mi piacciono, però ad arrivare al lavoro non penso proprio, anche perché bisogna essere bravi e ci vuole. È impossibile, cioè. Assessore, oggi una mostra di fotografie fatte dai ragazzi delle superiori del Ginanni. Lei cosa ne pensa di questi progetti? E penso che sia un progetto di valore, intanto perché i ragazzi dentro la scuola trovano opportunità, per sviluppare dei propri talenti in collaborazione con risorse professionali che sul territorio ci sono e collaborano perché loro possono avere appunto questo sguardo oltre, diciamo, lo studio che li mette in condizione di conoscere anche meglio la loro città e il territorio dove vivono. È un progetto al quale noi teniamo moltissimo come scuola ed è un progetto che si ripete da molti anni, questo corso di fotografia con gli storici docenti, ormai Giampiero Corelli e Paolo Genovesi, che sono davvero i pilastri di questa idea, i creatori, ma i ragazzi devo dire che sempre con maggiore entusiasmo seguono questo corso di fotografia, tant'è che quest'anno abbiamo dovuto fare ben due corsi perché le adesioni e le iscrizioni sono state talmente tante che appunto abbiamo dovuto dividerli, quindi questo credo che sia una grande soddisfazione per la scuola, naturalmente, che propone questo tipo di attività integrative che comunque sono fondamentali affinché i ragazzi possano diventare dei cittadini consapevoli, delle persone, come dico sempre io, non solo ragionieri. È una soddisfazione, ovviamente, per i nostri docenti, che i ragazzi spesse volte quando incontrano per la strada li chiamano Prof Corelli, io rido delle volte tantissimo perché l'amico Corelli, veramente sentirlo chiamare Prof mi fa quasi un po' impressione, ma mi fa però molto molto piacere saperlo come facente parte del corpo docente del Ginanni. Quindi visitiamo questa mostra e invitiamo tutti a visitarla perché davvero questi scatti sono estremamente interessanti.